Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, 4 km di coda per incidente in direzione sud tra Firenze Sud e Incisareggello. Sempre per incidente 1 km di coda tra P1 Variante e Calenzana, ancora una volta in direzione sud. E ancora rallentamenti per traffico intenso tra P1 Variante e Badia in direzione Firenze. Riguardo al trasporto pubblico locale, il 1 maggio le linee di Autolinee Toscane saranno sospese o parzialmente sospese. La funicolare di Certaldo il 1 maggio sarà aperta dalle 7:30 alle 1 di notte. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, domani pomeriggio, per la manifestazione prevista in città dalle 14 dal piazzale di Porta Romana, possibili disagi alla circolazione e al trasporto pubblico. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.